Sono a Berlino per IFA 2019 e sono passato dal boot di Amazfit perché hanno presentato tre nuovi smartwatch, l'Amazfit GTS, lo Stratos 3 e anche questo concept, l'Amazfit X, uno smartwatch con display flessibile. Non è il primo al mondo, sappiamo che c'è stato il Nubia Alpha, è già disponibile in commercio, in quel caso però abbiamo un display che potrebbe essere un po' più ampio come ampiezza, come diagonale, ma anche è più ampio e più tozzo il telaio, e poi quel modello è provvisto di connettività mobile broadband, invece questo qui dovrebbe essere semplicemente uno smartwatch companion. Il display dicono che ha una superficie del 6% più ampia rispetto a un comune smartwatch da 40 mm ed è curvo, una curvatura che ha richiesto non solo curvare il display, ma anche il vetro protettivo e anche la batteria al suo interno. E poi hanno utilizzato per la motherboard uno stratagemma, l'hanno divisa in tre parti per assecondare sempre questa curvatura, una curvatura particolarmente ergonomica, sta benissimo sul polso. Il display è un AMOLED con una fedeltà colore del 100% NTSC, una brillantezza di ben 430 candele. Questo significa che sarà perfettamente leggibile, visibile anche sotto la piena luce solare, anche all'aperto, quindi non avete nessun problema a leggere quello che c'è sul quadrante anche quando siete sotto il sole. E poi ha una densità di pixel di 326 ppi. Il telaio è in alluminio e dovrebbe essere schermato contro le infiltrazioni di acqua e di polvere. Forse, mi dicono, dovrebbero raggiungere anche un livello di impermeabilità di 5 atmosfere, quindi waterproof. Sul retro abbiamo un sensore PPG per la frequenza cardiaca e due pin per la ricarica. Il cinturino è removibile, se premo qui posso togliere questa parte del cinturino, l'altra in questo momento è bloccata da una vite, ma è un concept come vi dicevo e quindi questo particolare potrebbe cambiare sul modello definitivo. Un cinturino in silicone, adatto anche allo sport. Mentre invece per quanto riguarda l'interfaccia non abbiamo Android, ma abbiamo Amazfit OS, un particolare sistema operativo basato su Linux con una interfaccia che è stata ottimizzata per questo display così allungato. Questo è in demo mode, quindi non vi posso mostrare le funzionalità software, saranno sicuramente rivelati maggiori dettagli su questo punto quando si avvicinerà il lancio poi definitivo sul mercato. Non ho informazioni circa il processore, la memoria, lo storage, ma so che la batteria ha una capacità di 200 mAh e dovrebbe consentire di alimentare la Amazfit X per circa una settimana. Sul lato destro abbiamo questo forellino per il microfono e qui ci sono tre forellini per un bottone a sfioramento, quindi non c'è un bottone meccanico tradizionale, c'è questa soluzione che forse ha consentito di ottenere l'impermeabilizzazione dello chassis. Ebbene, è tutto qui dalla mia preview con la Amazfit X da IFA 2019 di Berlino. Arriverà sul mercato nella prima metà del 2020, quindi restate sintonizzati su notebookitalia.it se volete avere maggiori informazioni su questo particolarissimo smartwatch.